prendo adesso, più tardi, ti hanno il caldo. Giannino, piccolo mio, ci seguiti, mamma va in collera, eh? Papà. Cosa vuoi? Una mela. Ancora? Ma no, Giannino, hai già mangiato abbastanza frutta. Dai, una. Beh, va, una piccolina ancora. Tiè. Vuoi giocare? Sì. Ah, bacino prima, no? Tesoro. Il compito l'hai fatto? Sì. La lezione l'hai studiata. Adesso vai a giocare un pochino e poi la studi per bene, vero? Bello quest'ultimo numero del Figaro illustrato, l'hai veduto? Cosa fai, leggi? Do un'occhiata alla borsa. E vieni qui, su, lascia. Lavori fino alle 7, mi fai pranzare alle 8. E poi torni subito fuori, neppure l'oretta che stai in casa mi tieni un po' di compagnia. Adesso? E vieni qui. Devo il caffè. E vieni qui a berlo. Così? Dov'è l'arte e la mod? Ah, guarda, ci sei seduto sopra. Scusa. Aspetta. Oh! L'hai veduta la nuova forma dei capellini da signora? Tutte piume e nastri altissimi sul di dietro. Sono carini, no? Non me ne servi un pochino. Non lo volevi? Ma il tuo è più buono. Goccino. Nel cucchiaino. Poverina. Ancora? Uno per uno. Tocca a me. È bellissimo così, no? Proprio bellissimo. Grattami. Dove? La mano, no, il palmo no, portami sgrazia. Qui allora? Adagio, guarda che graffiatura. Un bacio, su, subito. Dove vai? Va bene così. Preso il corriere. Ho detto di no. Ma guardo le quotazioni. Ho detto di no. Ma che cosa ti importa? I tuoi valori, sempre. Il tuo valore, l'unico tuo valore, sono io, l'hai capito? Su, vieni qui. Fatti vicino. Ho freddo. Sono un po' malata, sai, oggi. Oh, e cos'hai, eh? E tu hai l'obbligo di curarmi. Devi uscire anche questa sera? Sì. Faccio una capatina alla piccola borsa. Vuoi uscire anche tu? Per andare dove? Non so, dove vuoi. Ti accompagno, io passo dalla borsa e ti raggiungo. Beh, vediamo che cosa c'è a teatro. Dunque. Ah, ecco qua. Scala, riposo, Manzoni, la moglie di Claudio. Che orrore. Dal Verme, Traviata, Sieba. Ah, abbiamo promesso a Giannino di portarlo a vedere il ballo. Ma quest'oggi è tardi. Poi è meglio il sabato perché la domenica non ha scuola e può dormire finché vuole. Non c'è niente di interessante. Adesso che ore sono? Sono le 8:30. Potrei vestirmi, andare dalla Biscardi. Però tu dici sempre di venirmi a prendere e poi non ci vieni mai. Ti conosco. No, senti, io resto a casa, ma ho un patto. Che vai alla borsa e torni. Mezz'ora, non di più. Alle 9:15 ti voglio di ritorno. Io ti preparo il tè, qui accanto al fuoco, e alle 10 a letto come due bravi figlioli. Guai a te se tardi. Non venirmi poi a raccontare storie di amici che ti hanno tenuto attorno. Non ammetto scuse. Se qualcuno ti vuole tenere a zonzo, tu devi rispondere. Amici miei, io a casa ho una mogliettina tanto carina che mi aspetta. E mi saluto. Siamo intesi? Siamo intesi. Vedi, anche il tuo piede vuole riposo. Ti strapazzi troppo.
È 8 giorni soli che hai lasciato il letto, non ti curi più. Il medico lo diceva anche ieri, se l'è cavata bene in fretta, ma al minimo sforzo. No, ma non mi sforzo affatto, sì, è che quando rimango seduto a lungo... Hanno suonato, mi pare, chi sarà? Giacomo, probabilmente, quei dispacci. Dove sono? Il signor avvocato Velati. Ah, venga, venga, cioè un momento. Lo facciamo passare in salotto? Ma no, si sta così bene qui. Fallo passare. Ah, c'è ancora la tavola parecchia. Che cosa importa? Buonasera. Caro avvocato. Buonasera, signora. Ah, oh, buonasera, buonasera. Allora, come va? Il suo piede, eh? Un po' meglio. Ma io sono giunto importuno, erano ancora tardi. No, si è finito da un pezzo. Piuttosto perdoni lei se la riceviamo. Mio marito voleva farla passare in salotto, invece io la considero abbastanza buon amico per non fare complimenti. Io ne sono grato. Una tazza di caffè? Grazie. Grazie sì o grazie no. Sa, le cedo il mio, non può fare complimenti, non deve rifiutarlo. Se le facessi la corte, le direi che sarà anche più buono. Questo lo direbbe in faccia mio marito, a 4 occhi troverebbe qualcosa di meno. Di meno banale. Beva, mi eviti di rispondere. E tu, su, non stare in piedi, ti affatichi. Prendi il bastone, piuttosto dov'è? Mi tratta proprio come un invalido. Sieda, avvocato. Grazie. Sa, caro Campiani, sono venuto presto proprio per trovarla in casa. So che a quest'ora va alla borsa e volevo dirle 2 parole prima che uscisse. Eccomi a lei. Discorso d'affari, va bene, li bilancio. No, niente affatto, anzi la prego. Cosa si rivolge all'amico pure all'agente di cambio? Perché in quest'ultimo caso posso servirla anch'io. Non compri gli zuccheri, calano. L'ho saputo adesso da mio marito. E tutti grazie. Dicono che di lui ci si può fidare. Grazie. No, mi rivolgo invece all'amico. Agli amici. E in confidenza ho più fede nella sua amicizia che nella sua scienza bancaria. Ah, le perdono questa sfiducia in grazia della fiducia che ha nella mia amicizia. Chiacchierone, lascialo dire, no? Già, perché poi tu devi uscire. La piccola borsa lo aspetta. Allora non voglio disturbare. Torno domani e verrò al suo ufficio. No, sai, io dico così perché tra noi c'è un patto. Deve uscire e tornare a casa subito. Non vorrei che trovasse delle scuse. Chiacchierona. Mi dica, avvocato. E non si lasci interrompere. Dunque, lei sa che mio fratello Adolfo è suo collega da 3 mesi? Lo vedo attivo, lavoratore. Non manca un giorno alla borsa. Lei non sa niente degli affari che fa? Niente di preciso. So che lavora molto per conto proprio. Ecco, vede, è proprio questo che mi preoccupa. Adolfo è sempre stato un po' caposcarico. È arrivato a 25 anni senza concludere niente. Alla fine mi sono deciso a seguire il proverbio metà consigli e metà denaro e gli ho dato il capitale necessario a mettere su un ufficio. Era stato in banca 3 anni, a sentir lui c'ha pratica come Rothschild. Sì, ma adesso sono un po' in pensiero perché mi hanno detto che arrischia molto. Non vorrei che gli succedesse qualche guaio. Che rischia, lo sapevo. Sì, ma c'è pericolo. Vede, io mi rivolgo a lei come a un vecchio amico. Non so se volesse informarsi, avvertirmi. Le chiedo troppo. Ma si immagini quello che potrò fare. Ma sa, non è tanto facile. Non c'è molta confidenza tra colleghi. Ma lei ha tanta autorità. È uno dei nestori della borsa. Non me lo invecchi tanto, mio marito. No, parlo di pratica, di autorevolezza, di fama. Per carità. Conti su di me. Tante grazie. E mi perdoni la noia, sa, ma la cosa mi dà un po' pensiero. Io sono, come dire, sono il papà quasi di mio fratello. Capisco. Come vai, Andrea, proprio? Non puoi proprio farne a meno. Lo sai che non posso mancare, no? Allora... Ma guarda che tra mezz'ora ti voglio di ritorno, Farò il possibile. Non ammetto scuse. Giulia. Non prenda moglie, sa? Che useresti pentirti tu di esserti ammogliata? Ma no, chiedimi scusa no, subito via. Con un bacio. Bambina. Teresa? Il cappello e il cappotto del signore. Oddio, che freddo. Comincia a nevicare. Prendi una carrozza, sai? Sì. Lei, avvocato, rimane a tenermi compagnia finché Andrea ritorna, vero? Giannino che fa? Gioca in guardaroba. Ha la lezione da studiare, Perdoni, avvocato, Noi la trattiamo proprio come un vecchio amico. Guardi, là ci sono dei sigari. Fumi.
Se si trattiene poi la ritrovo. Sì, sì, non lo lascio andare via finché tu non ritorni. Però torna presto perché Velati è pericoloso. Vuol farmi andare via allora? A più tardi. Abiti cura e prendi la carrozza. Sì. Lascia, finirai dopo. Vada Giannino piuttosto che studi la lezione, ti raccomando. Sì, signor. Attenta, attenta, può venire qualcuno. Ma no, non c'è nessuno. Che improvvisata. Che bella improvvisata che mi hai fatto. Non ti aspettavo, sai, stasera. E a noi? E a noi? No, cara, no, ma... Ma non bisogna scherzare col pericolo. Pericolo? Ma non ce l'è proprio. E non te ne sei mai preoccupato tanto. Adesso è necessario che mi decida a ragionare. E a farti ragionare... Non mi ami più, allora? Ma no, cara, no, ti amo. Ti amerò sempre. Però, pensa, Giulia, che se un giorno ti dicessi è necessario che ci lasciamo e che torniamo ad essere i buoni amici di una volta, anche allora ti amerei come adesso, come il giorno in cui fosti mia. E dovresti credermi e dovresti ubbidirmi. Lo crederei solo nel caso che quel giorno non t'amassi più neppure io. Ma perché mi fai questo discorso? Perché mi dici queste cose? Dimmi, Gustavo, dimmi. Per farti ragionare, perché tu ti renda conto una buona volta della tua, della nostra situazione. Sei stufo, ti secca, vuoi finirla? Ma sta zitta, per carità. Ma che paura hai stasera? Per le sciocchezze che tu fai. Ma lo vedi, no? Tuo marito era ancora per le scale, Teresa non era ancora uscita di qui e già mi buttavi le braccia al collo. Poteva tornare lui e sarebbe stata la pace perduta. Poteva rientrare lei e sarebbe stata la tua rovina. O perlomeno il ridicolo sopra di lui. Gustavo... Ma ti preoccupa nello stesso modo. Il pericolo della mia rovina è quello di diventare ridicolo in faccia a una serva. Tu fingi. E nella preoccupazione di fingere dici delle cose orribili. Ma no, cara, tu non capisci. Ma sì, taci. Hai ragione. Non capisco niente, mi fai perdere la testa. Oddio mio. Pensare che l'avevo creduto una festa per me, la tua visita di stasera. Dimmi la verità, Gustavo, che cosa ti è capitato? Non ci vedevamo da 2 giorni, ti è accaduto qualcosa, eh? Stai poco bene? Didi, ma non è nulla con me, vero? Ma no, ti tocco. Potrebbe vederci chiunque così. Ecco, così, va bene? Ma dimmi, che cosa ti è successo? Sì, io lo so, ti perdono tutto. Hai degli affari, delle noie. Ma no, forse non che... niente, ma sì, non... sì, sei di cattivo umore. Vuoi andare via, eh? Ti secca d'essere venuto, vuoi andartene? Ci vediamo domani, sarà tutto passato, vuoi andartene? Mi mandi via? Ma no. Temo che t'annoi, temo che rimanendo qui tu mi dica ancora delle cose che mi fanno male. Senza senso, poi. Perché dovrei perdonartelo? Ho capito che sei di cattivo umore, eh? Domani sarai il Gustavo di prima. Oh, da capo. Ma no. Non ti tocco. Allora, non vuoi confessare che sei di cattivo umore? Ma sì, su, confessalo. Mi farebbe tanto piacere se lo confessassi. Dio santo, come ingrandisci ogni cosa. Ma che cosa ho detto alla fin fine delle cose giuste, no? Ma perché voi donne, che dovreste avere tante maggiore sensibilità di noi uomini e una più raffinata squisitezza di sentimento, pure talvolta non arrivate a comprendere? Ecco, per esempio, vedi, tu non arrivi a comprendere che nella tua casa, nella casa di tuo marito, io non voglio essere che un amico. Oh, che mi ripugna?
che ripugna la mia coscienza di uomo onesto di tradire quell'uomo qui sotto il suo tetto. Tutto questo mi indigna. E da qua? Ma da... Da sempre. Ho potuto dimenticarlo nei primi tempi della nostra relazione, quando... Quando la passione mi accecava, ma ora non più, te l'ho detto. È tempo di ragionare, e ragiono. E menti? Oh, come menti. E mi parli della tua coscienza d'uomo onesto, ma quale coscienza, quale onestà? Sai quale sarebbe la sola, la vera onestà? Quella di dirmi, non ti amo più, senza menzogne, senza ipocrisie. Perché non mi ami più? Ma... Sì, sì, lo capisco. Lo capisco bene, purtroppo. Sei così mutato da qualche tempo. Una volta ti lamentavi tu di non poter venire più sovente a trovarmi qui perché non ti bastavano le ore che si passavano assieme altrove. E cercavi dei pretesti per venire. E venivi anche di sotterfugio. Stasera poi, dopo tanto tempo che questo bisogno di vedermi non lo provavi più, quando t'ho visto entrare, ho udito il motivo della tua visita, ho capito subito che si trattava di un pretesto. Io lo so che non sei in pensiero per tuo fratello. E allora ero felice. Ho creduto che tu tornassi il Gustavo di una volta e ti ho buttato le braccia al collo. Era un pretesto, sì. Ma per venire a prendere congedo da me... Non hai nulla da rispondere? Non rispondi nulla. Ma cosa vuoi che risponda a queste sciocchezze? Ah, sciocchezze! Ma che cosa credi che io possa giustificare la tua freddezza, le tue rivolte con un improvviso risvegliarsi della coscienza? Con un'improvvisa tenerezza per mio marito? Ma cosa c'è? Signora, sono le 9 passate. Devo metterlo a letto, il bambino? Sicuro. L'hai imparata la lezione? Pochino. Non importa, metterlo a letto, è tardi. Giannino? Buonanotte, tesoro mio. E non la dai la buonanotte al signor Velati? Quando penso che ci fu un tempo in cui eri geloso di mio marito. Perché io ho sempre avuto questa virtù, o questa fortuna, di non odiarlo come quasi tutte le donne che hanno un amante odiano il marito, lo trattano male, lo trascurano. Io no. È buono, è onesto, mi ama. Lui... è il padre del mio bambino. Perché noi donne non odiamo che l'uomo che abbiamo amato. E quando cessiamo d'amarlo, non l'ho mai amato. L'ho voluto bene. Ma quando anch'io ho provato il bisogno irresistibile di amare qualcuno, e per disgrazia mi sono innamorata di tutt'altri che di lui, ho saputo però conservarmi ai suoi occhi una buona moglie affezionata. Tu eri geloso di queste cure, di questa affezione. E avevi perfino il coraggio un tempo di dirmelo. E di non credere neppure al mio amore, perché ti pareva impossibile che amandoti potessi sopportare un altro uomo accanto a me. Ma te le ricordi le nostre discussioni d'allora, eh? Io ti dicevo, Gustavo, ti amo, ti amo. Ed è questo amore che mi fa essere buona, paziente, saggia, saggia. Sì, perché non voglio perderti, perché voglio essere tua tutta la vita. Se mi compromettessi, se commettessi delle sciocchezze, la nostra pace sarebbe perduta e il pericolo, forse, ti allontanerebbe da me. E se lui sapesse tutto un giorno, eh? Ti ricordi? Te lo dicevo. Tu, buono, tu, onesto, non mi abbandoneresti, ma sopravviverebbe in te l'amore grande, immenso, così come io lo voglio, senza preoccupazioni, senza averne sciupata la tua esistenza. Non ti verrei a noia un giorno?
Ti ricordi? E le nostre discussioni finivano in un bacio. Non mi ami più? Non mi ami più, è possibile. È che ti ho abituato male. Ti ho amato, ti amo troppo. Ti annoio? Sei così sicuro del mio amore, vero? Gustavo. Gustavo. Brum, che freddo, amici miei. Abbiamo almeno 5 gradi sotto zero. Nevica? Oh, è un pochettino. Sono in regola? 9 e 20. 5 minuti di ritardo. I 5 minuti di tolleranza. Dato che si trovi della tolleranza, non vuol dire. Sa, ho già cominciato a... Sì, insomma, le mie investigazioni, sì. Però finora... Nulla di certo. Grazie, ma faccia pure con comodo, perché poi non dubito neppure che per ora ci sia niente di grave. Lo credo anch'io. Bene. Ma che fa, se ne va? Non prenderti con noi? Già, gliel'avevo già offerto anch'io, ma dice che è un appuntamento importante alle 9:30. Anzi, stava per andarsene, sarei rimasta sola se tu non tornavi. Piuttosto quando è che pranza con noi? Dopodomani, per esempio, domenica? Perché gli altri giorni con gli affari di Andrea non si sa mai a qualora si pranza. L'aspettiamo. Ma veramente... ci porti anche Monticelli. È un giovanotto simpatico. Sì. È vero, Andrea? Alle 7:30, lei e il suo socio. La ringrazio, ma sono dolentissimo. Parto domani. Una scusa? No, male pare. Ho una causa alla Cassazione di Torino. Davvero? Al suo ritorno, dunque? Ci contiamo, eh? La ringrazio. Signora... Buonasera. Buonasera, avvocato. Prego, la compagna. Grazie. Grazie. Prego, signora. Beh, non hai aggiunto una parola per trattenerla. Ma se gliel'avevo già detto. Prenderemo il tè con mio marito. Aveva un appuntamento. Sarà stata una frottola, si sarà seccato. No, è che volevo dirgli... Cosa? Di suo fratello. E non gli hai detto? Ma c'è dell'altro. Grave? Sì. Un'operazione rischiata in cui si è messa. E i pronostici di fine mese, grazie, non sono buoni. Ma io ne sapevo già qualche cosa. Ah, poveretto, perché non gliel'hai detto? Ma non ho avuto il coraggio. Volevo prepararlo, se si fosse trattenuto. Ma... E d'altronde domani bisognerà provvedere. Provvederò io. Tu? Sì. E arrischieresti tu del tuo? No, una firma. Ah, perché senti, avvertire il fratello sta bene, ma metterti negli impicci tu per gli altri. Oh, non temere. Gianino, l'ha letto? Sì. Ci vado anch'io, sai. Sento quest'umidaccio. Sì, subito. E poi domattina devo alzarmi presto, vado a Genova. A Genova? Sì. E stai via molto? No, una giornata. Parto alle 8:30 e sarò di ritorno alla sera. Con questo freddo, poco bene come stai, ma manda qualcuno. Non è possibile, cara. E pranziamo senza di te domani, eh? Pensa che io pranzerò senza di te e senza Giannino. Mi dispiace. Beh, vai a letto subito adesso. E non leggere per delle ore, come fai sempre. Hai preparato il fuoco nella stanza del signore? Sì, signora. Ah, domani mattina sveglia alle 6, Ma come, alle 6? Per partire alle 8:30? No, ma prima devo passare in ufficio. Buonanotte, piccina mia. Senti, domani mattina non ci vediamo, eh? Non ti voglio svegliare così di buon'ora. No? Lo sai che poi vengo a salutarti. Ah, sì. Ti aspetto, eh? Teresa. Signora? Domani mattina alle 6:30. Alle 6:30? Hai capito? Vai pure a letto quando vuoi. Buonanotte, signora.